Allora, io per l'amor di... Allora, non mi voglio mettere a far casino perché poi quando mi arrabbio voi dite Matt, ma tu parti sempre piano il video e poi ti arrabbi, no? Però, mannaggia quella miseriaccia zozza. Partiamo dal presupposto che ognuno è libero di fare quello che vuole con la propria carriera. Perché ognuno è libero di chiedere lo stipendio che vuole. Perché se tu giochi a calcio e vuoi chiedere 53 milioni di euro a stagione, sei libero di chiederlo. Ma le richieste vanno anche ponderate in relazione a quello che sei. Cioè, se 20 milioni di euro, se Ronaldo viene e mi chiede 30 milioni di euro, io 30 milioni di euro a Ronaldo posso capire siano giustificati. Cioè, stai ingaggiando un campione, stai ingaggiando Messi, ad esempio, 30 milioni di euro. La richiesta di Pogba per la prossima stagione a Mino Raiola è da far veramente, a parte mi metto a ridere ora, la finisco domani mattina. E poi è una richiesta che veramente mi ha fatto arrabbiare molto. Perché Pogba sono 2 anni che dice: io voglio andare via dallo United, io voglio andare via dallo United. Guarda caso, Pogba allo United ci è rimasto per 2 anni di fila. Non ho capito che cosa sta facendo. Però pare che la prossima volta Pogba faccia sul serio e abbia detto già a Raiola di prendere dei contatti con le squadre interessate. Fra le squadre interessate c'è la Juve, c'è il Real Madrid e c'è ovviamente. Ci sono anche altre squadre, ma le due principali sono Juve e Real Madrid. Perez l'altro giorno ha dichiarato e ha detto: oh, vedi che io voglio che Pogba venga al Real Madrid perché Zidane lo ha chiesto. Io è da una vita che dico alla Juventus che il centrocampista giusto per la Juve sarebbe Pogba perché unisce forza e qualità. Ma Pogba ha chiesto a Raiola un contratto da 20 milioni di euro a stagione. Qui veramente ci siamo, secondo me, impazziti. Allora, secondo me, finché potevamo essere umani, finché mi chiedevi 14-15 milioni, e già lì, secondo me, sarebbe stato ipervalutato all'anno. Ma 20 milioni di euro, tesoro mio, secondo me sei completamente pazzo. Cioè, io adoro Pogba come giocatore, sia chiaro, un giocatore che, secondo me, rovinato dalla scelta di andare al Manchester United, perché se fosse rimasto alla Juventus con i risultati che ha avuto la Juve, Pogba sarebbe stato sul podio del Pallone d'Oro per la qualità che ha. Sicuramente, ribadisco, però è un giocatore che si è perso per strada, che è calato molto a livello di prestazioni, si è ripreso nell'ultimo anno, non mi puoi chiedere 20 milioni di euro. Non me li puoi, cioè, non, 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 ma nemmeno a PES, nemmeno a FIFA io do 20 milioni di euro a Pogba. Come fai a chiedere 20 milioni di euro a una società? Cioè, il Real Madrid, ora capisco perché in estate il Real Madrid si è tirato indietro subito su Pogba, perché se le richieste erano queste, cioè a sto punto mi tengo Modric, Kroos e Casemiro. Cioè, la Juventus, alcune volte abbiamo dato colpa a Paratici in cui abbiamo detto, ma Paratici non è stato capace di prendere Pogba, nonostante Pogba volesse andare via dallo United. Ma come fai a prendere Pogba se Pogba ti chiede 20 milioni di euro all'anno? Ma stiamo scherzando? Cioè, 20 milioni di euro all'anno non li prende neanche De Bruyne. Cioè, non li prende Modric, non li prende Kroos, li deve prendere Pogba, scusatemi. Pogba, giocatore, ribadisco, straordinario. Ma oggi 14-15 all'anno già è tanto per Pogba. Perché se dovessi offrire io uno stipendio a Pogba all'anno, io più di 9-10 milioni di euro a Pogba, alzando il monte ingaggi, lo sto alzando, perché il più pagato della Juve dopo Ronaldo sta a 7,5, che sono Dybala, De Ligt e voglio dire, questi giocatori così tipo Higuaín. Perché sto alzando il tiro, arriverei a 8, 9, 10 milioni per Pogba, ma 20 milioni di euro vuol dire che tu mi devi vincere le partite da solo. Cioè vuol dire che la prima volta che ti vedo che sbagli un passaggio vengo in campo e ti metto, veramente ti metto su un furgone e ti rimando allo United. Perché, cioè, per chiedere 20 milioni di euro vuol dire che tu mi devi giocare le partite da solo e le devi vincere da solo, perché a meno che tu non sia Messi, o non sia Ronaldo, o non sia Neymar, che sono giocatori che oltre ad essere dei campioni, ti movimentano un mondo economico attorno, perché quello che è successo alla Juve con Ronaldo, cioè quello che la Juventus ha avuto con Ronaldo è impressionante, perché la Juve è passata dall'avere follower, soldi, molto di più, quindi è cresciuta molto di più, a meno che non sei uno di loro tre, 20 milioni di euro a stagione, con me tu non li avresti mai. Ma nemmeno se mi paghi tu a me, mi dici ok, 20 milioni di euro, il 3% te li do a te. Ma no, ma neanche per idea. Fatemi sapere nei commenti.